Sapete che cos'è quel numerino lì, ragazzi? È il numero di ore che ha la mia nuova moto da cross. Zero. Anzi, in realtà 01, avete visto, perché l'abbiamo accesa prima 10 minuti nel box. Ma prima di parlare della moto e provarla seriamente andando a girare in pista, ma che facciamo? Non la inauguriamo? Non festeggiamo l'arrivo della moto nel nostro quartiere, il quartiere del park, ragazzi? Cioè, dobbiamo far capire che è arrivato un nuovo elemento in famiglia. Ok, quindi abbiamo pensato, ma facciamolo in vero stile Cederna. È tipo è una festa, ragazzi, un carnevale. Finalmente, il carro allegorico, salutiamo la plebe. Ah ragazzi, benvenuti in questo motovlog. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Il principe Alboreto. Qua signora. Vabbè. Saluto la plebe. Salve. Madonna, mi è pieno di ragazzi. Oh, tanto c'è il vigile. C'è il vigile là davanti. Salutiamo l'ausiliario del traffico. Salutiamo. Ci passi. La plebe, guardatemi. Vado a accendere? Salutiamo il quartiere che è già partorito. Soddisfazione. Ah, il carro allegorico di Santa Fortunata. No, ma poca gente rispetto a prima, tutto no, sommato. Infatti, abbiamo solo beccato l'orario che uscivano tutti da scuola, ma fa niente. Non ho detto una cosa. Io metterei mi piace per questo carro, ragazzi, allegorico. Un likeino già solo per l'inizio di questo video. Cioè, Alboreto si mette in imbarazzo per voi, come se non lo facessi di solito. Ogni volta stai dicendo io il toto. Cioè, la situazione quando sembra imbarazzante diventa sempre. Sale. Diventa sempre più imbarazzante con noi. No, pazzesco. Ragazzi, likeino. Iscrizione minimo. Chiaro. Andiamo a prenderle dai 65 oggi. Dopo aver visto l'Alboreto, questa intro storica, perché abbiamo fatto il giro del quartiere sul carro allegorico con l'Alboreto, oggi speravo che l'Alboreto venisse a girare con me in cross per provare la moto nuova, invece come al solito va paccato, ragazzi. Niente, comunque quest'anno i ragazzi di Husqvarna hanno deciso di darmi in uso questa 2,5 FC250. L'anno scorso ci aveva su un po' il rodaggio la moto, quindi aveva qualche graffettino. Quest'anno proprio nuova di pacca, ragazzi. Ragazzi, questa è la mia nuova moto da cross con cui dovrò fare il backflip in moto, perché stiamo arrivando, ragazzi. Per chi non l'avesse ancora riconosciuto, siamo a Adorno oggi. E tra l'altro, novità, c'è anche la pista nuova qua a Adorno che non ho ancora provato, l'hanno cambiata forse un mesetto fa. Mi hanno detto che è ancora più veloce, salti sempre più grossi qua a Adorno, quindi perfetto. Però devo rodare la moto. Il meccanico di Husqvarna mi ha detto: guarda, prima mezz'ora magari non slimitare. 2 seconds later. Ovviamente scherzavo, ragazzi, è di un turno successivo con la slimitata. Adesso entro in pista, faccio i primi giri, che poi dobbiamo regolarla bene, settarla, che Robby mi aiuta a fare tutte le regolazioni, che lui è un super tecnico di queste cose. Io invece di solito capisco niente, quindi. Tra l'altro, ragazzi, ovviamente primo giro, ovviamente si mette a piovere. Grazie al cazzo. Buongiorno. Che strana che è la moto da cross, non mi ricordavo che era così. Faccio un giro per vedere com'è la pista. È cambiata tantissimo la pista, è proprio tanto diversa. Non so da che parte è il salto, raga. La cosa più brutta quando rientri in pista così è che non vuoi stare in mezzo alle linee degli altri, ma non sai che linee fanno. Dai, Chicco! Dai, passami, bel 65! Madonna, ragazzi, quello lì va come una lippa. E la madonna, stai calmo, no? Adesso vado via largo qua, tranquillo. Vado via largo anche qua, così faccio passare quelli dietro. No, no, non c'è nessuno. Adesso che ci penso, ero venuto proprio a metà ottobre la prima volta l'anno scorso ad Adorno, quindi è un anno di motocross. Qua c'è lo scrap adesso.
anche abbastanza lungo comunque. E minchia, diversissima la pista. Non ancora capire bene le linee, però veramente figa sembra. Ok, questo è corto. Oh shit, che cosa fa questo? Mamma mia, che arrugginimento che ho, ragazzi. Madonna, ma quanto fatica stai facendo, ragazzi! Però cazzo che figata, è divertentissimo sempre. Prego, vada! Scrappati, bella madonna, subito! I sassi nelle palle, però no, eh! C'è una sirena che suona e io quando sento le sirene che suonano mi ricordo una cosa che mi è successa la prima volta che sono venuto in pista. Non vogliamo ripeterlo, vero? Ok. Ok, bro. Ok, bro. Mamma mia, come cazzo entra? Bro. E le mie braccia sono già morte, ragazzi. Ok, io esco. Ciao, ciao. Bro. Minchia, che bello che andare in moto. Cazzo, non mi ricordavo che era così divertente. Oh. Scusa, è il gesto dell'alboreto, inesperto. Un po' boomer qua, Un po' boomer. Lo sai, Roby, che prima di entrare era un po' titubante. Sai il timore del motocrossista? Che quando vedi gli altri girare, ti impaurisci. Quando c'è quel timore lì, tutti sul Concordia whippano di solito. Primo giro. Ho imparato l'anno scorso, è esattamente un anno che sono... Oh! Oh, salvata. Ah, quindi non sono solo io il boomer qua, Siamo in due. Ora il buon Roby sta serrando un po' tutte le viti, controlliamo la moto. E mi manda la parcella a fine anno. Poi rientriamo magari in trenino. Perché sai che cosa mi manca, Roby, di più di tutto? Il tassello. Ah, guarda lì i miei tasselloni. Eccolo il mio Roby. Madonna, sono già lontanissimo e mi spara già le robe, ragazzi. Vai a seguire le sue linee. No, io gli sto dietro, raga. Porca troia, ma che stecche. Porca Roby. Eccolo un altro. Via, 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 via. No, 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 no. No, non dietro i 4.5, grazie. No. No. Via. Bella madonna. Madonna. Madonna, Roby. Ma io perché mi devo mettere dietro un 4.5 se so che tanto mi spara in giro? Che stanchezza. Bella madonna, che spavento. Meno male che ti vengo un po' dietro perché mi svegli fuori un po'. È anche giusto che mi arrivano un po' di stecche già, cioè subito, prima di tragire tanto nelle palle quando atterra. Comunque, tra l'altro, ragazzi, direi che ho anche migliorato un sacco il mio outfit, che era stato criticato perché avevo un completo un po' old school di Forn. Adesso invece Forn mi ha fatto proprio i miei pantaloni. Ho sulla mia felpa, ovviamente, quindi inizia a essere un po' più giusti. Nel frattempo, ragazzi, è uscito il sole anche. Io da stamattina che uso mascherina specchiata, perché comunque questa mascherina qua, ragazzi, si adatta veramente benissimo in qualsiasi condizione di luce. Le lenti, mi si muovono le lenti quando faccio cross. Scrappino. No, ho perso una lente a contatto nell'occhio, ragazzi. Niente, come se fossi ubriaco. È troppo secco. Ritorno a vederci. Adesso vorrei fare un paio di swappate per bene, senza stancarmi troppo. Ecco, erano i bambinetti scalmati.
Dai, Chicco! Guarda che linea! Mi sto mettendo un po' a giocare con loro! Lasciando stare il fatto che le mie braccia non esistono più, ragazzi, è stato bello tornare assolutamente in moto. Tra l'altro, incredibile, pensavo di aver perso molto più feeling, invece è rimasto. Soprattutto la moto è la stessa, quindi si comporta uguale. E anche i tasselli del Roby me li ricordavo in un certo modo. Ecco, mi sono mancati un pochino, perché dicevo cazzo mi manca un po'. Però poi quando me li ha tirati la prima volta, sono sempre loro. Questo gelato, ragazzi, non si vedeva dall'alba dei tempi. Ragazzi, si è aperta ufficialmente con questo gelato la stagione invernale del motocross, ragazzi. Cioè, siamo presi con calma. Dovevo provare la moto perché, ovviamente, sapete, moto nuova, non è che posso andare direttamente a provare backflip. Quindi adesso obiettivo è backflip. Ragazzi, aspettatevelo. Torna la serie backflip in moto. Ufficiale.